Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: una finalissima tutta al maschile quest'anno all'Isola dei Famosi 2023. Non c'era alcun tipo di dubbio, è stato Marco Mazzoli il naufrago vincitore della 17ª edizione. Colpi di scena dunque non ce ne sono stati, tolta l'eliminazione di Pamela Camassa, che ha fatto infuriare Filippo Bisciglia e tanti tra il pubblico. Era stata la prima concorrente a essere ammessa alla finale, a rovinare il percorso di Pamela Camassa facendole perdere i consensi dei telespettatori. Probabilmente è stata l'antipatia per Elena Prestese le parole che le ha dedicato. Marco Mazzoli ha vinto l'Isola dei Famosi 2023. Filippo Bisciglia è in protesta. Isola dei Famosi 2023, polemiche sulla vittoria di Marco Mazzoli. Dopo l'amatissimo speaker di Radio 105, al secondo posto è arrivato Luca Vetrone, che si può dire si sia fatto letteralmente conoscere all'Isola dei Famosi 2023 e di conseguenza, oltre alla medaglia d'argento, si porta a casa anche un bel po' di notorietà in più da coltivare. Terzo, in pochi se lo sarebbero aspettato vista l'antipatia suscitata nei fan negli ultimi giorni, Andrea Lo Cicero. Ma Filippo Bisciglia cos'ha da dire? Marco Mazzoli ha vinto con il 62% dei voti e i bookmakers avevano tutti puntato su di lui. Forse una delle vittorie meno sudate degli ultimi anni, almeno questa la percezione che sia sul web che parlava del suo trionfo già mesi fa. Perciò il conduttore di Temptation Island, e compagno di Pamela Camassa, ha detto sul web, stanno decidendo loro, sta facendo tutto lo zoo. Complimenti per ciò che state facendo, dai. E Pamela vorrebbe pure che vincesse Marco, ha aggiunto sottolineando il cinismo di cui lei era vittima. Il volto di Canale 5 non ha fatto altro che confermare, dal suo canto, quello che buona parte del pubblico denunciava dall'inizio dell'Isola dei Famosi 2023. Sia Marco Mazzoli, che Paolo Noyes, avrebbero ricevuto da subito un trattamento speciale da parte degli autori. Per molti inoltre il vincitore dell'edizione sarebbe inciampato troppe volte su uscite di cattivo gusto, come quando ha dato della donna a Sainato o quando ha paragonato la Prestesa ad una brutta versione di Belén Rodríguez. Vero, tutto pilotato, erano stati subito raccomandati, spero chiudiate non valete più nulla, circo, Pamela quarta? Basta, sui social. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.